Ci avviamo verso fine anno e allora con alcuni sindaci della provincia di Udine e di Gorizia facciamo il bilancio per quanto riguarda l'annata 2018 e le prospettive 2019. In questo numero l'intervista al sindaco Pietro Valent di San Daniele del Friuli. A casa le prime risorse per quello che era il primo punto del nostro programma, che era il centro anziani. Ricordiamo che nella legislatura precedente proprio il gruppo di opposizione assieme a tante altre persone aveva chiesto con un referendum che il centro anziani venisse riaperto, così è stato. All'inizio la prima manovra di assestamento della finanza regionale ha assegnato a San Daniele 600.000 euro, grazie all'assessore Riccardi, al presidente Fedriga e all'assessore Roberti, e con questi è stato possibile progettare e programmare il terzo e il quarto lotto di riqualificazione di questa importante struttura per San Daniele. Quindi questa è la prima grande opera pubblica. Poi evidentemente altre opere abbiamo realizzato sul territorio, alcuni asfalti, stiamo procedendo speditamente con la realizzazione del teatro, in questo caso abbiamo completato il primo lotto che è la demolizione, partita poco prima di area di festa e che si sta concludendo in questi giorni. Quindi un comune che sta lavorando molto, soprattutto sulle opere pubbliche, ma anche sui servizi. Siamo tornati a essere centrali per quanto riguarda il socio assistenziale, anche grazie alla riforma sanitaria che stanno licenziando, che è appena stata licenziata in regione, e quindi anche la difesa dell'ospedale da parte del sindaco di San Daniele, ma dei sindaci della comunità collinare in generale, è servito a riportare l'attenzione proprio su un bene che è di tutta la comunità, che è il Sant'Antonio. Senta, oggi come oggi, cosa vuol dire governare una cittadina come San Daniele del Friuli? Perché comunque siete uno dei comuni più importanti della nostra regione. Sì, San Daniele è un comune importante perché, come dicevo, ha un ospedale e quindi dà dei servizi a un'area molto molto vasta. Oltre all'ospedale abbiamo una cittadina che è conosciuta in tutto il mondo per la sua produzione, per il prodotto del prosciutto DOP di San Daniele, e quindi c'è tanta aspettativa e tanti occhi puntati sulla nostra bella cittadina. Poi effettivamente godiamo di un territorio che è bellissimo, che va dal Tagliamento, va dalla collina, va sul lago di Aragogna e San Daniele. Proprio su questo stiamo puntando, ad esempio, con il PSR, il Piano di Sviluppo Rurale, misura 16.7, dove San Daniele fa da capofila, dove nella prima fase di selezione il nostro gruppo di comuni è passato e adesso siamo in fase seconda, dove si sta cercando di portare a casa 2.660.000 euro, torno a dire, per un'area vasta composta da quasi 15 comuni e da diversi privati, ai quali andranno quasi 900.000 euro se riusciremo a rimanere in graduatoria utile. Insomma, signor Sindaco, il turismo come volano per far ripartire l'economia? Sì, il turismo è un volano importante del rilancio del territorio e per quanto riguarda San Daniele io ci metterei vicino anche la cultura. Noi abbiamo un patrimonio inestimabile che è quello custodito all'interno della biblioteca guarneriana, cosiddetta la Guarneriana Antica, che è una biblioteca pubblica, è la più vecchia biblioteca pubblica della regione Friuli Venezia Giulia, perché è data a 552 anni. Ed è un patrimonio che noi vogliamo valorizzare, abbiamo delle idee a riguardo, in particolare rendere la biblioteca antica autonoma dalla biblioteca, rispetto alla biblioteca moderna, e cercare di valorizzarla al massimo per avere quel volano che diceva lei, che riguarda il turismo, ma un turismo di tipo culturale, quindi di elevato livello. Dopotutto anche chi viene a San Daniele per assaggiare i nostri prodotti enogastronomici, viene assaggiato i prodotti di eccellenza, quindi è un turismo di target medio-elevato. E dell'anno nuovo cosa si aspetta? Ha scritto la lettera Babbo Natale? Diciamo che la lettera Babbo Natale l'abbiamo scritta, l'abbiamo portata in regione e ha già avuto una risposta positiva. Quindi a San Daniele sono state assegnate importantissime risorse dal riparto delle opere di area vasta con quell'operazione che Roberti definisce cantieri aperti, dove è destinato 90 milioni ai comuni della regione. Per rispetto istituzionale non svelo qui quanto è stato assegnato a San Daniele e su quali progetti, ma posso dire che il sindaco è davvero soddisfatto e la giunta anche, e la città avrà un bellissimo regalo di Natale. A giorni vi darò dettagli circa questo grosso investimento che la regione fa su San Daniele e lo fa proprio, vi dico, sul settore cultura. Insomma, poche chiacchiere, molti risultati questo discorso. Sì, poche chiacchiere perché qui bisogna pedalare molto e quindi intessere molte relazioni, avere le idee chiare, bussare alla porta e sapere anche stimolare le controparti, in primis la regione, ma non solo, torno a dire l'azienda sanitaria e i comuni con termini. Altra operazione importante di questo 2018 che ha visto San Daniele protagonista assieme ai comuni della Collinare
è essere riusciti a stendere un documento, l'abbiamo steso io e il sindaco di Fagagna, che è Alvesio, dove si rilancia il consorzio della comunità collinare. E quindi dopo alcuni anni di difficoltà e di fratture c'è un primo passo verso un rilancio del consorzio ed è proprio questo il mandato che abbiamo dato rinnovando la fiducia al presidente del CDA Mirko Daffara e eleggendo adesso il nuovo presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Marco Chiapolino, sindaco di Forgalia. Ecco, San Daniele ha avuto un ruolo fondamentale, torno a dire assieme a Fagagna, e siamo riusciti a liderare, a far convergere sulle nostre posizioni evidentemente immediate tutti i 15 comuni che compongono il consorzio.